di Etty Hillesum, che è questa testimone che noi possiamo anche definire, tra virgolette, di Quaresima, no? Una delle testimoni dopo George Pell che noi abbiamo scelto per camminare in questo tempo di Quaresima e per poter vedere come dalla Quaresima si passa senz'altro, che già nella Quaresima c'è il seme della Pasqua, come dalla sofferenza e nella sofferenza è possibile vedere e scoprire la presenza di Dio, quindi la luce di Dio. Proprio come Etty, che nel suo intimo, ho una grande difficoltà quando parlo di questi personaggi, cioè quello di sintetizzare, perché Etty Hillesum ha scritto un diario, ha scritto delle lettere, quindi se potete leggetele, perché sono veramente un cibo, è luce per la nostra vita, per la nostra speranza. Etty, che è, come abbiamo detto, una ragazza ebrea olandese che decide liberamente di seguire il destino del suo popolo, e quindi degli ebrei, andando a morire e ancor prima lasciandosi imprigionare nei campi di concentramento, Etty scopre nell'intimo di se stessa Dio. Questo Dio, e questo è molto bello, che ebrei e cristiani non fanno fatica a riconoscere. Gli ebrei, come diceva Giovanni Paolo II, sono i nostri fratelli maggiori nella fede. Non possiamo avere contrapposizioni, pur avendo delle interpretazioni diverse sulla scrittura, diverse anche alcune volte sulla morale, ma noi dobbiamo vedere non ciò che ci divide, ma ciò che ci unisce. Ed è bello che Etty Hillesum, in una situazione di sofferenza, pur essendo ebrea, lei vede questo Dio presente in lei, che è un Dio che ebrei, ripeto, e cristiani certamente non fanno fatica a riconoscere, e che ognuno di noi nella nostra vita possiamo riconoscere, possiamo incontrare in situazioni mai programmate. Molti nella sofferenza, nel dolore, nella delusione, nella malattia si allontanano da Dio, sia ebrei, sia cristiani cattolici, sia cristiani protestanti, ma anche fratelli e sorelle di altre fedi, musulmani, si allontanano. Invece la vera umiltà ci porta a scoprire dentro di noi questa intima presenza di Dio, come Etty Hillesum l'ha scoperta nella sua Quaresima, nel tempo della sua prigionia nei campi di concentramento. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!